Questa puntata è dedicata alla registrazione della chitarra elettrica. Vi mostreremo alcune soluzioni per microfonare al meglio il vostro amplificatore. In più, per sentire come al solito la differenza tra hardware e software, abbiamo fatto eseguire al nostro chitarrista dei riff, sia sull'amplificatore microfonato, sia direttamente in alcuni plugins che emulano i preamplificatori e gli amplificatori più diffusi. Per una nostra comodità, abbiamo posizionato l'amplificatore nella sala di ripresa e il chitarrista in regia, cosa che agevola sia il fonico, perché in questo modo sceglie insieme allo strumentista il suono migliore, sia il chitarrista, perché ascolta il suono direttamente nel mix, senza sentire il ritorno dell'amplificatore a fianco, cosa che gli permette di scegliere il monitoraggio che preferisce. Di sicuro, per ottenere per esempio nei soli dei feedback o Larsen, cioè il fischio classico che si verifica quando il pick-up della chitarra capta il ritorno del suo stesso suono, la chitarra deve essere posizionata vicino all'amplificatore. Iniziamo con la descrizione della chitarra usata. Come nei precedenti video tutorial su chitarra classica e chitarra acustica, anche in questo caso vi descrivo la chitarra che ho usato. Ovviamente è una chitarra elettrica di un liutaio salernitano, Mario Gerardo Basile. I legni di questa chitarra sono acero per il manico e la tastiera, acero per il top, anche se la figurazione è diversa, e poi il mogano, un pezzo unico di mogano per il corpo. I pick-up, le meccaniche, le chiavette, il ponte, eccetera, eccetera, sono, diciamo, americane. Per la parte hardware, l'amplificatore che vedrete in azione è un combo della Soldano, a cui sono stati collegati in cascata dei pedali. Per il software abbiamo usato Amplifarm della Line 6. Ora ascolterete il suono del canale clean del Soldano con un pedale di wah-wah, microfonato con uno Shure SM57 posizionato fuori asse rispetto al centro del cono. Ora in asse. Ora usiamo un microfono a condensatore, l'HPG414, posizionato fuori asse. Ora usiamo entrambi i microfoni, posizionandoli leggermente aperti nel mix. È la volta del plugin software, l'Amplifarm della Line 6, settato in due modi differenti. Ora registriamo un suono distorto, sempre con lo Shure SM57 posizionato fuori asse. Ora in asse. Proviamo con la HPG414 fuori asse. Ora sia il 57 che il 414 leggermente aperti nel mix. Adesso mettiamo il 414 dietro la cassa.
Ricordate che ogni volta che si usano due microfoni per riprendere la stessa fonte sonora, sarebbe opportuno controllare la fase. Infatti, in questa posizione sicuramente c'è da mettere in controfase il microfono posteriore. Quasi ogni mixer da studio ha un bottoncino per la controfase nel canale. Tutti i preamplificatori microfonici ne sono forniti. E comunque, nel caso non avete né l'uno né l'altro, il vostro software audio risolverà egregiamente il problema con un plugin. Ora è la volta del plugin. Ecco l'Amplifarm settato in due diverse maniere. Aggiungiamo un loop ritmico e facciamo suonare al nostro chitarrista una linea di accompagnamento. Scegliamo prima il suono più adatto, sempre con Amplifarm, e aggiungiamo all'accompagnamento un solo. Ora ripercorriamo la stessa procedura con il soldano. Prima l'accompagnamento. Ora il solo. La tecnologia ha fatto passi da gigante e questi plugins sono la manna caduta dal cielo per tante persone, sia per semplicità d'uso, trasporto e sicuramente costo. Ma ancora una volta, il suono del plugin rispetto al suono dell'hardware è più metallico, più zanzaroso, in parole povere, meno gradevole. Comunque, in un missaggio oculato, andando a smussare e riequalizzare, potremmo sicuramente avvicinarci, almeno per quanto riguarda le frequenze, al suono ottenuto con l'amplificatore. Ma ricordate che la differenza tra i due non è solo nelle frequenze, ma anche nel timbro.